Buongiorno ragazzi, io sono bello pimpante e non sono bello pimpante, ho dormito tipo 5 ore, però sto andando a Bologna a trovare gli amici di Space Valley. Venite con me in questa magica avventura. Ecco, con la pioggia non è l'ideale. Ciao Jaser. Vai, vai, corri, corri. '70 minuti di ritardo. Per fortuna che mi rimborsano almeno il 25%, così dicono. Povero Nelson, lo sto facendo aspettare. Poi casomai vi spiego come fare per ottenere il rimborso. Ciao amico. Alleluia. Madonna santa. Il volto dietro. Un'ora. Salve. Porca p***a. Grazie Nelson. Non è colpa mia, giuro. Io avevo intenzione di non rivolgerti la parola per un po', ma... Ok, se vuoi possiamo fare così. Buongiorno. Buongiorno. Che figo. Come stai? Tutto bene, tu? Tutto a posto. Chi è che mi aiuta a contestualizzare questo video? Allora, intanto questa luce non mi piace. E proprio per questo sono qua. Perché loro hanno messo la foto su Facebook dicendo abbiamo il nuovo studio. Io ho fatto fermi, ci penso io. Vengo a fare io la fotografia. Bravo. Sappiamo per chi prendercela se farà schifo. Ma soprattutto gli ho fatto comprare un botto di roba e mi sento molto in colpa. Però oggi faremo la fotografia allo studio di Space Valley. Sai quanto abbiamo speso per queste luci? Aspetta, se più o meno ci stai con la cifra? Tanto e tantissimo. Tanto e tantissimo. Bene. E quindi faremo un unboxing di luci da studio. Perché qual era il problema principale? Quello delle spade. Franz, possiamo aprire i pacchi? Ah, voi fate gli unboxing con le spade? Eh sì. Però c'è scritto per aprire non usare spade. Lo so. Allora, è ancora in fase di costruzione. Tempo che sarà uscito questo video sarà tutto pubblico e finito. Questo si accende tutto, sarà la rovina. Sì, devo attaccare 100.000 prese. Queste sono tutte prese. Madonna, ma sono pazzi. Sono 7 prese solo per accendere questo. Accendere questo. Qua abbiamo messo una fotina di Nelson quando si gonfiò per colpa del sole. Smontiamo? Vai, vai. Come vai? No, venite, oh, è roba vostra. Allora, questo è l'aquilone. Questo usa che è il softbox. Gli ho fatto comprare questa torcia. Ti faccio la ragazza immagine. Vai, fammi vedere il bulbo, fammi vedere il bulbo. Cos'è un bulbo? No, è il bulbo. È una torcia a LED che servirà centrale per illuminare un po' tutto. Sono bravo? Sei molto bravo. Dopodiché gli ho fatto prendere un softboxone gigante. Loro prima utilizzavano due softbox frontali. Il problema di avere due softbox frontali incrociati è che il risultato non è il massimo, perché hai il volto illuminato in queste due zone e la parte centrale, la parte col naso, rimane leggermente più scura, ma soprattutto proietti due ombre ad incrocio e non è il massimo. Quindi la soluzione migliore, anche se hai due figure, è prendere il softbox più grande possibile e metterlo centrale dall'alto, il più vicino possibile, perché più la luce è vicina e meno ombre ci sono. C'è la falsa credenza che se allontani la luce ci sono meno ombre. In realtà più allontani e più l'ombra è dura, più avvicini e più l'ombra è morbida. Ragazzi, è fisica, è diffrazione, giusto magazziniere? Togliamo gli impicci dunque. Oh, un po' di cose con l'aria. Cos'è? È un pezzo dell'americana. Anche se, secondo me si può montare qua sopra qualcosa. Allora, l'americana che abbiamo preso è un'americana con delle... Dei remi? Dei cosi che giri e va su e giù. Ok, wind up. Sì, ha due stativi. Ok, bello. Poi di pannelli a LED alla fine ne hai presi tre. Raggruppate le cose, perché sennò vi perdete i pezzi. Ok, no. Pannellino a LED con l'alimentatore. Perché sta facendo questa fatica inutile? Cosa importantissima, il cartone va riciclato. Quindi prendiamo tutta la carta, ci togliamo la plastica e ci togliamo lo scotch. Vabbè, intanto la roba vuota buttiamola da una parte. Che ho detto a Nelson, dobbiamo fissare il braccio alla colonna. Ce l'hai gli stop? E lui ha detto, cosa sono gli stop? Anch'io so cos'è uno stop. Frank, che cos'è uno stop? Cioè, se fate i buchi mettete poi gli stop dentro. I tasselli. Ah, i tassellini. Tasselli. Facciamo intanto un check per vedere se funzionano i pannelli a LED. Ma quanto sono belli. Ah, oh, che bello. E questa è la frostina da mettere davanti al pannello. La cosa bella di questi pannelli a LED è che hanno anche due slot per le batterie Sony. Quindi possono essere usati anche a batteria. Ma noi proveremo. Ce l'avete una Siemens? Una? Siemens. Cos'è? La Siemens? La tedesca? La tedesca, sì. Ammazza, questo col verricello proprio da... La madonna. Wow. Ah, giallo. Così. E poi dimmerabile. Sia temperatura colore che dimmer per la potenza. Figo. Ok.
cazzi quella gomena. Ma sapete intanto io che faccio? Monto il softbox. Queste sono le bacchette. E questa è la tenda canadese. Oh, abbiamo preso un softbox così, Franz, ma come cazzo facciamo? Il softbox è montato. È discretamente grande. Questa ha la possibilità di mettere una doppia diffusione all'interno. Così verrà una luce super morbida e poi sarete bellissimi. E questo è il primo telo di diffusione. Dopodiché c'è quello davanti. Questo è il softbox da 1,20 m. Voglio metterci dentro la torcia per vedere che esce fuori. Tentativo softbox numero 1. Funziona. Questa secondo me potete utilizzarla come barra per fare le trazioni. Questo così. Tac. Ok. Occhio al muro là, raga. Sopra lo puoi sganciare. Quando è a 90 gradi quest'angolo occupa il maggior spazio possibile. Se lo mandi giù si chiude. Esatto, ha meno stabilità, ma tanto voglio dire. Adesso wind up, wind up. Siamo in bolla? Siamo in bolla. Facci vedere che siamo in bolla. Siamo in bolla. Guarda che è una figata, eh. I led, uno qua e uno là che sparano dietro. Uno da sopra che spara su di voi. E il softbox da qua. E io sono per valorizzarlo con delle edere che scendono. In camera non si vede, dai, perfetto. Adesso è il momento di montare i pannellini a led sull'americana. E per fare questo abbiamo bisogno di Nelson. Facci vedere. Prendi la clamp. Mettici questo. Qui, okay. Beh, qui. Se c'è un buco mettilo. Ce ne sono 5 di buchi. Scegliene uno. Quindi questo poi viene morsato così. Se ne è morsato. Morsalo. Allora, uno al centro su di voi. Ok, però mettilo con questo verso al il basso. È vero. Aspetta, capiamo con led. Allora, stiamo montando i pannelli led. Siete perplessi? Un po'. Bello. Facciamo un test di illuminazione col softbox. Vediamo che esce fuori. Però non c'hai ombre, è fantastico. Adesso la cosa più divertente è evitare tutte le ombre. Tutto questo cartone che abbiamo recuperato dobbiamo usarlo per fare le bandierature ai led. Dobbiamo fare una sorta di pannellino per evitare che la luce, tipo qua, per evitare che quella interferisca con questo oggetto qua e crei quest'ombra qui. Vedi quest'ombra qua sul muro? Nonostante quello punti là, un po' di ombra la fa. Quanto mi piace fare il direttore della fotografia. Proprio soddisfacente. Sei sicuro che prima non vuoi sbrogliare un po' i fili? Sono abbastanza sicuro. Cioè è tanto. Ma questo qua poi andrà distribuito? No, questo va o tolto, coperto, messo dietro. Ok. Figata. Intanto vi imposto delle cose sulla fotocamera. Ma nel frattempo è arrivato il cibo. Che bello, un kebab elegante. Nelson, ma è vero che per comprare tutte queste attrezzature hai usato la carta Hype con il codice Mr. Franz? No. Sto mangiando il kebab e voi dite: Franz, ma non avevi detto che eri vegetariano? Questo è il kebab quello famoso, il più buono del mondo? Sei vegetariano? Certo, di alternare tipo un po' per non mangiare sempre carne. Ha senso. Infatti gli voglio hamburger di soia, gli hamburger di... Pure a me sono tantissimi, gli spinaci. Però poi arriva la mensa di X Factor che c'hanno lo stufato, la pasta con la pancetta, il burro e là ti fregano. Però è veramente molto buono questo kebab. Bene, andiamo avanti? Andiamo avanti! Da questo lato comunque si è illuminato benissimo, eh? Bello! Bello, cavolini! Ora possiamo attaccarla qua. Allora, qua. Allora, considera. Se la un po' in faccia. È al minimo il braccio. Ah! E luce fu. Abbiamo stop da 10 e stop da 8. Voi ce l'avete da 10 o da 8 le punte? Il trapano? Allora da 8. Ce l'abbiamo delle rondelle? Abbiamo spento questa e direi che con il controluce centrale ci siamo. Così ci sta. Bisogna un attimo gestire bene quelli dietro. Però ho spento questi due led. Ho tenuto solo il centrale di controluce su di loro. Con questi vorrei fare un disegno qua dietro. Creare un fascio qua. E quello mi piace quel muro illuminato. Quindi penso che pure quello lo sparerò in quella direzione. Madonna, ma che cazzo. Ho sbrogliato la matassa. Non ce la facevo a vederla così. Ma lasciatemi stare. Sono arrivato ad una conclusione. Adesso vi illustro tutto quanto. Per adesso ho spento il softbox, così vi faccio vedere un po' le luci. Su questo pannellino a led ho messo dei cartoni
un po' artigianali, per direzionare la luce solamente in questa zona. Questo pannellino centrale che punta su di loro è stato anch'esso bandierato per evitare che la luce bianca contaminasse questa zona dietro, dove è tutta luce gialla, tutta luce calda dietro. Qua stessa cosa, ho bandierato questo leddino e ho concentrato la luce solamente in questo punto per fare questo fascio. Dopodiché gli ho proposto di mettere qua dietro, dall'altra parte del muro, una macchina del fumo. Dai, una figata! Abbiamo fatto! Poi treno alle 22 e si torna a Rogoredo. Ciao Nelson, grazie per avermi accompagnato alla stazione. Prego, grazie a te, sei stato super carino. Ti posso dare un bacio? Vai. Mua. Ci vediamo. Grazie mille. A te, veramente. Poi fatemi sapere come viene la prima puntata. Ciao ciao! Ed eccoci tornati a casa. Spero che questo tutorial unboxing, non lo so, vi sia piaciuto. Io mi sono divertito molto, perché mi piace proprio fare questa roba. È proprio divertente. Spero siano soddisfatti anche loro. All'inizio del video però ho parlato di ritardo di 70 minuti. A quanto pare Italo ti rimborsa il 25% automaticamente superati i 60 minuti. Quindi teoricamente tra 30 giorni dovrebbe arrivarmi la mail di Italo che mi dice: guarda, ti abbiamo rimborsato 4 euro. E vabbè. Ragazzuoli, noi ci vediamo la settimana prossima, probabilmente con una cadenza di tiro maggiorata. Nel senso che forse comincerò a mettere 2 video a settimana. Non vi assicuro niente, però farò tante cose e le vedrete. E buona serata. Muah.